Questa iniziativa si chiama Via Libera e serve a mappare la sosta irregolare. Siamo in questo momento più o meno 2.000-2.500 persone in giro per la città, divise in 700 squadre, e stiamo mappando tutta la città, ovvero quasi 2.000 km di strade. Queste sono, qui siamo in via Carroccio e sono quattro macchine queste, quindi io adesso ho inserito automobili in carreggiata e invio. Ogni squadra ha un elenco di vie, si apre una via, quella che si sta percorrendo, e si contano le macchine in carreggiata spartitraffico, oppure sui marciapiedi, oppure sulle aree verdi. In questo caso abbiamo una macchina visibilmente sul marciapiedi, quindi abbiamo conteggiato. 5, 6, 7, 8. Ma uno potrebbe anche chiederle, no, nella vita lei non ha altro da fare che il pomeriggio venire a contare le auto in sosta vietata. Sotto la pioggia, peraltro. Avrei molto altro da fare, ma è un'iniziativa importante. Ci sono troppe macchine e troppi pochi parcheggi. Ho dei figli, vivo la cosa con il passeggino, vivo la cosa con i bambini che devono andare in bicicletta. È pericoloso, è fastidioso. A me dà fastidio il fatto che non ci sia una forma di rispetto in generale, perché è una questione morale. Se vuoi essere più furbo degli altri, puoi esserlo, tanto non ti fanno la multa, questo è il concetto. Poi c'è un problema anche di auto sui parterre alberati, di verde che viene deturpato, distrutto. Questa ad esempio come la classifichereste? Questa è carreggiata disastro, questa è uccidi qualcuno. Ovviamente non segnalate la targa di queste macchine. Assolutamente no, non è un esercizio di delazione, è un esercizio di quantificazione. 63.990 è il numero di auto che in una sola sera abbiamo contato in sosta irregolare a Milano. È un numero spaventoso che corrisponde a 32 volte l'area di Piazza del Duomo e a più di 77 campi da calcio a 11. È spazio sottratto a tutte le persone, spazio a cui stiamo rinunciando in virtù di un modello di mobilità fermo al secolo scorso, ma che fa male alla salute di tutte e tutti e che ci fa perdere inutilmente ore e ore nel traffico. Perché avete coinvolto i bambini? Perché i bambini devono capire anche loro quando e a cosa devono stare attenti. Adesso diciamo perché sono esposti al rischio, ma poi di qui a breve anche perché devono capire cos'è un comportamento giusto e cos'è un comportamento sbagliato, diciamo, rispetto alla collettività. Cioè.